più riusciti, come La Notte Rosa dei Bambini, Il Palio del Barone e l'animazione gratuita Tortoretto Baby Friendly, quest'anno organizzata con il sostegno dell'amministrazione comunale, ma anche ricca di tante novità. Intanto uno spin-off della Notte Rosa nel centro storico, che si chiamerà Borgo Incantato ed avrà una sua caratterizzazione. Ma poi proseguiamo con una serie di appuntamenti musicali, tra cui cover di Ligabue e di Vasco, che vedranno tra l'altro nel Vasco Day dell'Adriatico anche l'intervento di musicisti ufficiali di Vasco Rossi, e siamo inseriti in un circuito che ci porterà visibilità a livello nazionale. Ritorna naturalmente il Festival degli Artisti di Strada, che renderà parte del nostro lungomare una isola pedonale, ma poi ovviamente rassegne il Teatro Dialettale, che tanto piacciono ai nostri concittadini, ma torna anche il cinema all'aperto per 4 serate, 2 nel centro storico e 2 al Lido, con commedie per famiglie, quindi dedicate un po' a tutti e dal nostro pubblico. Quindi abbiamo cercato di stilare un calendario che interessasse un po' tutti i tipi di turisti, ma anche tutto il nostro territorio, in maniera tale da valorizzare con adeguate manifestazioni tutto quanto il Tortoreto e naturalmente le sue bellezze.